Pomeriggio di ordinaria follia ieri a Martina Franca, prima del derby Martina-Lecce, scontro tra opposte tifoserie dello stadio, auto danneggiate e 4 feriti. Emiliano Cirillo. Una mega rissa tra opposte tifoserie scoppiata prima del derby in piazza d'Angiò, antistante lo stadio Tursi. Scontri, auto danneggiate, lancio di petardi, 4 persone costrette ad andare in ospedale a medicare le ferite. È il bilancio di un pomeriggio di ordinaria follia. E solo l'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Martina Franca ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Ai tifosi del Lecce erano stati concessi 300 biglietti, considerata la capienza limitata dello stadio di Martina. Ma dal capoluogo salentino si erano messi in viaggio diverse centinaia di sostenitori in più per seguire la squadra in un momento decisivo del campionato.